Ciao Riders, indovinate dove siamo? Venite che vi faccio vedere una cosa. Buongiorno. Vabbè dai, dove siamo l'avete capito? E cosa vi faccio vedere non l'avete invece ancora indovinato? Ok, allora vi voglio far vedere il primo step di lavorazione, diciamo, sul R1 2023. Oggi sono nell'officina di New Valentino Yamaha di Alessandria con Daniele. Ciao a tutti ragazzi. Che molto pazientemente ha iniziato a fare qualche modifica alla mia moto. Allora, prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di togliere le carene originali e mettere delle carene in aviofibra, che come sempre mi sono state fornite da Studio Fibre, ve ne ho già parlato, e poi abbiamo messo anche delle protezioni, telaio e forcellone. Poi abbiamo fatto qualcos'altro? Abbiamo fatto qualche ritocchino, dato che il tuo amico già in precedenza aveva montato un cambio elettronico, sì, a parte. L'abbiamo attaccato sotto quadro, quindi mi ha fatto passare i cavi e tutto quanto direttamente sotto quadro all'alimentazione, in modo da anche semplificare l'alimentazione e tutto quanto al big shifter. E in aggiunta abbiamo cercato di sistemare la situazione qua utilizzando uno stelo unico e rendere più pulito tutto. Perfetto, mi hai anche rovesciato il cambio. Ti ho anche rovesciato. Quindi il adesso cambio. Posso semplicemente switchando la centralina, che è una modifica che dobbiamo ancora fare, ti faccio vedere adesso come si fa, usare il cambio rovesciato normale in pista. Senti, un commento su queste carene che sono in aviofibra e non sono in vetroresina, come ti stai trovando? Siccome io dico sempre no, perché le carene sono una roba bla bla bla, certo. Vorrei che Daniele, che non ho briefato in precedenza, dicesse come si è trovato a montare queste carene. No, allora, avanti, abbi coraggio. Io ho coraggio, assolutamente. Allora, queste carene qua, assolutamente, rispetto ad altre che ho montato, rapidi. E soprattutto per, secondo me, anche per un ragazzo, uno che ha più esperienza, molto molto semplici nel montaggio e praticamente precisissime negli assemblaggi. Quanto tempo si risparmia rispetto a un set di carene? Tanto tempo, perché non bisogna adattarle, non bisogna farci le lavorazioni. Guardate anche i piccoli dettagli, nel senso come sono precise qui. Ci sono alcune parti che magari in alcune carene abbiamo il codone che rispetto ad altre rimane un pochettino più sollevato, perché appunto essendo molto rigide come plastiche rimangono molto distanti, molto separate. E, infatti vedete che la moto presenta bene, l'estetica è bellissima e soprattutto appunto vi risparmierà tante tante ore di lavoro nel montaggio. Tutto quanto. Allora, adesso ci prepariamo in realtà per un altro test a Vallelunga, dove finiremo il rodaggio, e poi Daniele non lo sa ancora, ma la settimana prossima gli porterò pedane, semimanubri. Ah, io so quello. Esatto, un altro bel set di cose da montare, in maniera tale da fare così il secondo step di lavorazione. Adesso chiedo a Daniele, magari se ha un secondo di tempo mi aiuta a fare la rilevazione di come sono settate le sospensioni, perché certo, è una cosa che non ho fatto, così abbiamo una bella scheda, possiamo partire da zero e avere una moto su cui sappiamo sempre esattamente che cosa stiamo facendo. Perfetto, okay? Va bene, ok, ciao. Aspetta. Allora, calma. Aspetta, torniamo. Allora, nel frattempo Daniele ha smontato questa parte del codone, diciamo la sella, ha fissato qua la centralina di IRC che adesso andiamo a settare, e qua ci sono ovviamente ancora un sacco di cosine, tipo le valve, sì, della valvola dello scarico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, spieghiamo tutto. Questa qui è la base che adesso non andremo a ovviamente levare, perché è giustamente fatta apposta per tenere ferma la nostra parte della sella, tutto quanto, dato che è agganciato con un aggancio rapido dietro e due o tre bulloni fissi. Qui non andremo a sganciarlo, perché appunto è fissato in questa maniera, non c'è bisogno. Per questo ho messo direttamente la centralina su una parte soprattutto visibile e accessibile, in modo da lavorarci e attaccato con biadesivo, almeno abbastanza semplice, dato che poi dovremo andare a rimuovere questa unità qui in seguito. Presa diagnosi, anche questa qui molto accessibile, vicina. Certo, al massimo si smonta questo. Si smonta questo, ce l'abbiamo. Batteria lì sotto, rimane sempre lì in quella posizione. Per il resto rimane almeno pulito e non sicuramente non fastidioso, con non eccessivi cavi che svolazzano da tutte le parti. Rimangono solo quelli delle frecce, giustamente, che non possono andare a vale. Vabbè. E, niente, boh, per il resto
appunto andremo a settare tutto quanto. E... direi che Daniele ha fatto un bel lavoro. Adesso noi settiamo la centralina del cambio, poi vi racconto ancora due cose e vi spiego quale sarà il prossimo step. Allora, siccome partiamo da una moto nuova, stiamo facendo la verifica di come sono tarate le sospensioni. Quindi abbiamo fatto prima la precarica della molla, le abbiamo aperte completamente, erano a 6 giri di precarica, adesso le stiamo chiudendo a 5. E adesso Daniele farà lo stesso lavoro sul registro della compressione e dell'estensione. Allora, purtroppo non sono riuscito a finire di registrare questo video all'interno dell'officina di New Valentini perché la batteria della videocamera mi ha tradito. Quindi ho deciso di fare la parte finale di questo video mentre sono all'interno del mio garage. Lo vedete, l'R1 è rientrata. Abbiamo già fatto in realtà un altro pezzo di lavorazione, ma ve lo racconto in un altro video. Sostanzialmente, che cosa abbiamo fatto e con che consiglio vi voglio lasciare. Quando prendete una moto nuova, la primissima cosa da fare secondo me è quella di intervenire sostituendo le carene se la usate in pista, mettendo delle carene in vetroresina o in aviofibra come nel mio caso, in maniera tale che se per caso dovessimo scivolare, insomma, proprio la carrozzeria originale non la distruggiamo. Io ho fatto installare anche delle protezioni in carbonio per telaio e forcellone per lo stesso identico motivo. Dopodiché mi sono preso un po' di tempo insieme a Daniele e ho portato a battuta tutti i registri delle sospensioni, quindi ho aperto tutta la precarica della molla contando i giri e poi l'ho richiusa secondo quelle che sono le mie personali preferenze. La stessa cosa ho fatto per i registri dell'idraulica in compressione ed in estensione. Questo perché sostanzialmente non sappiamo che cosa succeda alla nostra moto quando magari è ferma in un magazzino o prima che ci venga consegnata. Se usiamo la moto in pista ma anche in strada, secondo me fare un controllo e portare a battuta e richiudere sia la sospensione anteriore che quella posteriore è un controllo che vale la pena di fare, porta via una quindicina di minuti e almeno ci permette di avere una base sicura e solida da cui partire. Aggiungo un pezzettino: normalmente quando rientro da una giornata pista in cui ho fatto delle modifiche per fare delle prove, per vedere come mi trovo, magari me le sono annotate durante il corso della giornata, ma vuoi per la stanchezza, vuoi un po' per la frenesia della giornata in pista, magari mi sono dimenticato qualcosa. Quindi quando arrivo a casa, quando sistemo la moto, faccio la stessa cosa. Porto la precarica della molla e i registri della compressione e dell'estensione a battuta e conto quanti erano in maniera tale da verificare che siano pareggiati e che siano quelli che io realmente voglio. Ve lo dico anche perché mi è capitato su una delle due Aprilia che avevo nella stagione passata che in maniera del tutto inspiegabile uno dei registri della precarica della molla si muovesse da solo durante la giornata. Probabilmente le frenate brusche e la compressione lo facevano svitare un pochettino. Me ne sono accorto perché ad un certo punto ho iniziato a fare un testimone, a disegnare con un pennarello un testimone proprio sulla testa della forcella per verificare che non si muovesse, eppure si muoveva. Quindi è sempre una buona norma, anche se avete delle regolazioni a click, una volta ogni tanto, quando magari avete fatto qualche tentativo, qualche variazione, provare ad andare a battuta e ricontrollare. Nella peggiore delle ipotesi investite 10 minuti nella conoscenza delle vostre sospensioni. Ebbene, per il video di oggi è davvero tutto, io vi rimando al secondo video della settimana dove vi racconto come iniziamo a cucirci la moto addosso mettendo a posto le pedane, le leve, i semimanubri e il piano della sella. Per il video di oggi è tutto, ciao riders!